tutti, siamo gli studenti della classe 4R del liceo Ruiti di Ferrara. Oggi vi spiegheremo l'effetto Doppler. Che cos'è l'effetto Doppler? L'effetto Doppler è un fenomeno che coinvolge la percezione del suono se la sorgente è in movimento, oppure se noi ci muoviamo abbastanza velocemente rispetto ad essa. Io ho dei dubbi, secondo me non esiste. Per verificarlo, come avete visto, siamo andati alla caserma dei Vigili del Fuoco di Ferrara, dove abbiamo potuto analizzare il suono prodotto dalle sirene dei camion in movimento. Abbiamo studiato il suono prodotto da sirene bitonali, ovvero di due toni, tipiche dei mezzi di emergenza come il camion Stralis. Come potete sentire, c'è una variazione del suono percepito, ma ciò dipende dall'avvicinarsi o dall'allontanarsi del camion e non da una variazione della sirena. Quindi esiste, ma come funziona esattamente? Se veniamo superati da un camion dei Vigili del Fuoco con la sirena in funzione, sentiamo un suono che cambia mano a mano che si allontana da noi. Per comprendere il fenomeno bisogna spiegare le caratteristiche delle onde sonore. La lunghezza d'onda è la distanza tra due punti identici e successivi dell'onda. Si indica con la lettera greca lambda. La frequenza è il numero di onde che si propagano in un secondo. L'altezza di un suono si riferisce al suo essere acuto o grave e dipende dalla sua frequenza. Ma qual è la relazione tra la frequenza e l'effetto Doppler? Quando il camion è fermo, le onde si propagano nello spazio circostante come circonferenze che si allargano. La distanza tra due di queste è la lunghezza d'onda. Quando il camion è in moto, le onde risultano essere ravvicinate nel verso dello spostamento, mentre sono distanziate nel verso opposto. Varia quindi la lunghezza d'onda e di conseguenza la frequenza e l'altezza del suono. L'osservatore quindi percepisce un suono più acuto mentre il camion si avvicina, mentre quando si allontana il suono risulta più grave. Risentiamo ora la sirena dei Vigili del Fuoco. Hai notato anche tu l'effetto Doppler? Certo, ma è lo stesso suono che sentiamo con la sirena dell'ambulanza e con il fischio dei treni? Sì, è un fenomeno che si sente con qualsiasi sorgente in movimento. Ah, adesso è tutto chiaro! L'avete capito anche voi?